Allora, eravamo rimasti al problema che la RAI a un certo punto si impunta e dice no, non possiamo, capirete lo scandalo enorme, eccetera. Risultato che si blocca un po' la carriera, perché non avendo promozione televisiva, essendo Mina agli inizi, era un piccolo problema. Poi arriva la Fiera dei Sogni e Mina viene a fare la trasmissione qui con Mai Buongiorno alla Fiera dei Sogni. Aveva cambiato casa discografica, era passata dalla Italdisc, era la casa che l'aveva lanciata, alla Rifi, una nuova casa, e avevano scelto per lei un pezzo di Jody Miller che si chiamava He Walks Like a Man, cammina come un uomo praticamente. Questo era il titolo originale. Mina non lo voleva fare all'inizio. Testa, che era l'autore, e gli dice Alberto Testa, dice Mina guarda, dice, ma è un tangone, non mi interessa, un tangone questo pezzo. Dice guarda, ha voluto delle modifiche, come Dio vuole, poi riesce, va in sala d'incisione, incide il pezzo. Il titolo italiano sarà È l'uomo per me. Quindi lo portano alla Fiera dei Sogni, e alla Fiera dei Sogni c'è all'inizio un piccolo scricchiolio, nel senso che Buongiorno vuole che cambi qualcosa, mi pare le scarpe se non sbaglio, qualche cosa. E Mina allora, che era, aveva già subito tutto, quindi non era certo nel momento più tranquillo della sua vita, quasi quasi avrebbe voglia di andarsene da quella trasmissione, ma era con la mamma. Ma Gina la fa ragionare e dice guarda, è appena successo, è una cosa talmente sciocca, ha ragione Buongiorno, perché non fai questa cosa? Mina va, e di lì riparte la sua carriera in una maniera eclatante. L'uomo per me diventa il disco più venduto di quell'anno, lei la cantante più comprata, prende il disco d'oro, il premio della critica, e di lì sappiamo tutto quello che succede. Insomma, riparte alla grande. Vogliamo andare allora nel 1964 e guardarci questo Uomo per me? Mina! A questa canzone poi andò davvero a fare da sigla, quando avrebbe fatto Studio 1, avrebbe fatto da sigla a tutti gli ospiti che arrivavano, tutti gli attori eccetera, avrebbe messo questa sigla perché era talmente bella. L'anno dopo è partito in grande la sua carriera, e Ornella Vanoni mi ha detto un sacco di volte, ti piace Ornella Vanoni? Brava, come interpreti, ha questo modo di... Mi ha raccontato un sacco di volte Ornella che in effetti la sua carriera la deve a Mina. Perché se non ci fosse stata Mina davanti a lei, che aveva tutto questo successo, che piaceva talmente tanto, eccetera, lei non avrebbe avuto la spinta per cercare di emergere e di arrivare. Lei ha cominciato per puro caso. Vi ricordate che l'aveva raccontato quando era venuta qua
ci aveva detto che aveva iniziato a fare l'attrice, poi a un certo punto aveva deciso di cambiare e tutti mormoravano a Piccolo Teatro perché lei aveva un legame sentimentale con Strela e dicevano è l'amante di Strela, quindi lei non voleva assolutamente sapere di questa cosa, e pian piano comincia con le canzoni della Mala e si mette nella musica leggera. Ma davanti a lei c'era lo spettro di Mina, tra virgolette, nel senso che ogni volta lei diceva, ecco, io lì devo arrivare magari a superarla se potessi, è arrivata in una buona addirittura in effetti. Risultato, dice, se non avessi avuto lei, che ogni volta mi diceva con le cose che faceva, devi dare di più, devi spingere di più, non ci sarei mai riuscita. E in effetti questa è una cosa molto divertente che racconta. Lei, peraltro come attrice io lo trovo sempre bravissima, soprattutto nel comico. Ve la ricordate quando stava con Celentano? I tic, ve lo ricordate? Se non lo ricordate, ve la facciamo rivedere subito. Era molto divertente. Ornella Vanoni con Celentano. I tic. Sono Borlotti Gianni, detto il sapiente, perché sa tutto. Certo, so tutto. Anche le cose che prima non sapevo. Ora le so. E voi? Scusate questo tic, ma è una deformazione professionale. Dato che lavoro in una fabbrica di bottiglie dove le tappano, allora io sono caporeparto tappatore. Insomma, tappo. E questo tic mi dura fino a quando... fino a 5 minuti dopo che ho finito di lavorare mi dura il tic. E alle volte la mano non va in là. E adesso penso che fra 3 minuti dovrebbe finire, anzi adesso guardo un attimo l'orario. Sono Tacchi Maria, detta Sciroppo. Lavoro al controllo bottiglie. Quelle buone le passo e quelle rotte le butto. Ho un appuntamento qui col mio fidanzato, Gianni Borlotti, detto il sapiente. Uè, ciao sapiente. Ciao Tacchi, suola. Ciao Sciroppo. Come va? Mica male, te. Oh, ma passamele bene le bottiglie. Ma cosa tappi anche quelle rotte? Ma cosa fai? Calma, calma che mi è passato tutti. Meno male. Perché anche a me, anch'io ho finito di tappare le bottiglie. Ecco. Oh, hai visto lì chi c'è? Il Garrido c'è, eh? Cosa è successo? E l'hanno messo a mettere le bottiglie sulle etichette. Le etichette sulle bottiglie? Sì, ecco, giusto. Ma come ridotto, poverino. Buongiorno signor padrone. Hai visto? Pure di stare seduto a far niente, gli è venuto anche lui il suo tic professionale. Devo dire, bravissimi, insieme avevano le ironie che combaciavano perfettamente, perché molto se lo sono improvvisate in questo sketch. Va bene.